Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati su Knack per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, nello scorso episodio abbiamo sconfitto l'esercito di Gundar distruggendogli anche la fabbrica di carri armati. Ho intravisto qualcosa là dietro. E adesso abbiamo raggiunto Ryder e Lucas nelle lande deserte. Così dovrebbe esserne. Ah ok, infatti allora era un goblin. Infatti sono i goblin. Allora siamo finiti qui nelle lande deserte perché stiamo cercando la chiave per aprire la porta dietro cui sono celati dei reperti giganti, migliaia di reperti giganti. Allora attraversiamo questo villaggio abbandonato. Ecco un goblin finalmente. Aia, mi ha sorpreso, Ha utilizzato delle bombe. Ha utilizzato delle bombe il furbacchione. Io continuo a dare un'occhiata per vedere se trovo delle porte che si spacchino, ma non becco niente. Non posso rischiare, ragazzi. Facciamo così perché non posso rischiare. Allora, ho visto, infatti, un pezzo di pietra solare qua dietro. Oh, meno male dei reperti. Adesso mi sento meglio. Fitti. Perfetto, devo ancora capire bene come affrontare quel tipo di goblin. Attenzione. Ahia. Non mi toccare. E vai, sono di nuovo in fin di vita. Ho affrontato tutta l'avventura così, in fin di vita. Vieni, dai, Knack. Come hai fatto ad arrivare prima di me? Non si sa. Vabbè. Attento con quel venticello. Sì, stai tranquillo. Accidenti. Ah, troppe bombe. Appena in tempo, appena in tempo. Ho anche attivato delle trappole. Mamma mia. Allora, voi vi saluto così, anche perché non voglio rischiare. Qui non c'è niente. Però da questa parte sì. Aha, baule. Cos'è? Parte del rileva segreti. Dai che mi manca soltanto un pezzo. Mi manca soltanto un pezzo. Certo che ad attivare bombe sono un fenomeno. Bravo. Stavo aspettando che facessi quella mossa. Sembrava che ci fosse qualcosa lì sotto, invece niente. Famo così. E via. Infatti lì ci sono altri reperti. Meno male. Finalmente. Finalmente. È lì che dobbiamo arrivare. Come facciamo? La prima volta che sono venuto qui mi sono arrampicato. Lo so che non è nel tuo stile. Perciò ho approntato un sistema per aiutarti a salire. Cosa vuol fare? Questi non sono ascensori. Si alzano solo quando scendi, quindi bisogna faticare un po'. Immaginati di salire su una scalinata lunghissima. Grandissimo Ryder.
Fico! Così sì. Eh sì, così sì che diventa molto più interessante. Ok ragazzi, attenzione. Perfetto, ho ucciso lo scorpione. Qui dietro c'è qualcosa, si vedeva lontano un miglio. Purtroppo sono in fin di vita. Ok, eliminati entrambi. Perfetto, eccoci qua. Sì, mi sono arrampicato. Mazza che velocità, Ryder. Allora, attenzione alle pietre rosse perché se le tocchiamo esplodono. Ecco, appena detto. Adesso. Perfetto. Voleva farci la festa. Siamo riusciti a fregarlo. Attenzione. Aia, fanno male, eh. Altro pezzo di pietra solare. Ce l'hanno con sti caspita di boomerang. Oh. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Risonanza magnetica. È possibile. Deve esserci qualcosa in quelle rocce che interferisce con le piattaforme. Facciamo attenzione. Probabilmente se ci finisco sopra devo spostarmi subito. Ecco. Perfetto, sconfitti entrambi. Ok, siamo riusciti a salire. Allora, quella di qua ha dei problemi. Stiamo attenti perché rischiamo di cadere giù, eh. Quella in mezzo. Ok, sconfitto. Ho preferito fare così per non rischiare. Dovremmo essere quasi arrivati, eh. Dove caspita siamo finiti? Ah! Ma è sempre la fabbrica di carri armati? Tu sei salvo? Sì, sono sopravvissuto all'attacco. Ma tutto il nostro lavoro è stato distrutto. Sei stato tu a provocare questo. Non avresti dovuto usare le mie armi contro le colonie umane. Sono i nostri oppressori. Interrompendo il tuo lavoro ci hai danneggiato. Con armi migliori li avremmo potuti sconfiggere. Con armi migliori Monverde sarebbe solo un cratere fumante. Sembra che tu voglia il mio aiuto solo per sterminare gli umani. Charlotte, ma va? Gli esseri umani sono i nostri nemici. Ti abbiamo accolta qui perché ci hai aiutato. Ma la verità è che non avremo pace finché non saranno tutte morte. Ti sono grato, quindi non ti farò del male. Ma se ti rifiuti di ricostruire le fabbriche di armi, non c'è più posto qui per te. Hai capito, Charlotte? Vargas, vieni a salvarmi. Ti prego. Allora, rieccoci qua. E questo qua? Aia. È molto lento, eh. Quando mi attacca in quel modo è molto lento. Ok.
Ok, bisogna aspettare sempre il momento giusto per attaccarlo. Allora, scendiamo. Qui non c'è niente. Ottimo, bravo Knack. Pensavo mi volessero attaccare quelle piattaforme. Devo far fuori lui. Bravissimo Knack. Vedete, dovete aspettare il momento giusto. Attento. Vent'anni fa ci sarei passato senza problemi. Ah, ma anche adesso, eh. Allora, attenzione. Eccoli, stanno arrivando. Allora, vado a prendermi... No! Attenzione. Aia. C'è quel... Allora, facciamo attenzione perché c'è sto orco con la catapulta che ci sta creando parecchi problemi. I due qua li ho fatti fuori. Attenzione a questi qua. Attenzione allo spadaccino. Perfetto. E adesso? Ah, arriva. Ti divertivi con la catapulta, eh? Finalmente dei reperti. Allora, ci siamo. Possiamo salire. L'entrata della grotta era troppo stretta per le piattaforme. Quindi, per continuare, dovremmo usare le funi. Povero Vargas. Ok, in 4 e 4 8 ce l'abbiamo fatta. Grazie. E si procede ancora. Un messaggio antico. Forse siamo arrivati, eh. Infatti intravedo delle rovine. Voglio stendere prima lui, tanto questo qua è abbastanza facile. Non c'è niente qua. Guardate come ci sposta sto vento. Pazzesco. Aia. Non mi toccare mai più. Mi ha già tirato via tutti i punti salute. Allora, dobbiamo utilizzare di nuovo delle funi. Ah, c'è anche Lucas, ok. Un po' più avanti, in quella grotta con il graffito. Ok. Sconfitti. Mamma mia, che abilità! Scusate ragazzi, facciamo così. Qui c'è qualcosa. Qui non c'è niente. E allora si procede ancora. No dai, non scherziamo per favore. Basta queste catapulte, eh. Allora, altri due mega orchi. Per fortuna non mi attacca dall'alto. L'abbiamo anche abbattuto abbastanza velocemente. Siamo arrivati.
Dai, Ryder, dimmi che siamo arrivati. Ancora una. L'ultima è bella lunga, però, eh. Nak, non cadere giù, eh. Vargas non ce la fa. Non ce la fa. Attenzione, attenzione. Ryder! Nak! Tieni duro, Doc. Weila! Si butta giù così. Bungee jumping. Gran bel tuffo, non sapevo di questo tuo talento. Beh, a mali estremi e estremi rimedi. Tutto bene, Doc? Ci siamo quasi. Oh, finalmente. Andiamo. Oh, c'è gente che ci sta aspettando. Vabbè, facciamo così. Questo era bello grosso, però l'abbiamo sconfitto in pochissimi secondi. Questa porta qui secondo me si apre. In qualche modo si apre. Ah, vedete? C'era una leva. Ok, ragazzi, rieccoci qua. Stiamo attenti al titano. Che male. Evitiamo i suoi attacchi. Tanto poi si butta per terra lui. Via, via. Adesso. Ok, l'abbiamo steso. Ce l'abbiamo fatta. Qui c'è un'altra porta da aprire. Vai a premere quell'interruttore, Nak. Io resto qui. Sì, tranquillo, tanto lo sapevo già che dovevo fare tutto io. Madò, quante trappole, però. Devo ricordarmi che lui ha lo scudo. Vieni. Perfetto. Bastava aspettare un attimo. Altre catapulte. Oramai le facciamo fuori in 4-4-8. Ancora un po', Nak. Sì, sì, ho visto, ho visto. C'è un po' di gente, eh. Quelli verdi sono un po' più difficili da battere. Comunque li abbiamo sconfitti in 4-4-8. Vieni, attaccami. Vieni. Vai, vai. Sconfitto. Ne arrivano altri. Via, via, via. Ancora uno. Evitiamo tutti i suoi attacchi. Sconfitto anche lui. Ancora uno? No. Li abbiamo sconfitti tutti. Perfetto. Porta aperta? Direi di sì. Allora, andiamo a vedere questa famosa chiave. Ecco qui la porta. E la vera chiave è proprio lì accanto. Nak, non ti somiglia molto, vero? No, non molto. E dietro la porta si scorge il tesoro. Reperti giganti in quantità enormi. C'è scritto qualcosa qui e non è incoraggiante. Dice che oltre la porta c'è un grave pericolo.
Parla anche di una grande trasformazione, ma è difficile capire che cosa significhi. Il resto è mancante. Non è proprio quello che speravamo. Attenzione. Mettere una cimice in quel ciondolo è stata un'idea brillante, Katrina. La mappa mostra dove si trova la chiave. È in una specie di labirinto. Ho nascosto la chiave in un labirinto da me creato, sperando che solo chi la userà saggiamente possa superare le prove. Victor, sta parlando di te. Sì, ma dove si trova? Il labirinto si troverebbe sotto il monte Obelisco. Boh. Mi ero chiesto cosa ci fosse là sotto. Allora, quanto ci vorrà ad arrivarci? Come? Andiamo laggiù. Certo, dobbiamo riuscire ad arrivare alla chiave prima di Victor. Non temere, starò attento. Oh, tu starai attento. Una novità. Tu fai sempre quello che ti pare e come ti pare. E per quanto sia una follia, nessuno si azzarda a fermare il grande dottore. Lucas, come mai si comporta così? Ryder, mi fermeresti se io fossi sul punto di fare una follia, vero? Certo che lo farei. Vieni, Doc. Le funi ci aspettano. Ok, quindi almeno abbiamo scoperto dove si trova questa famosa chiave. Eccolo qua. Ci siamo quasi. Inizio a cercare un posto dove atterrare. Il monte Obelisco, e attenzione che Victor è arrivato prima di noi. Ecco quel motore a che serviva. Quell'aeronave è lunga un chilometro. Però è bellissima, eh? Non c'è che dire. Nak, devi neutralizzare le guardie. Pronto a saltare. Dai, Enak. Sì, ma piccolo così cosa vuoi che faccia? Cosa vuoi che faccia piccolino così? Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo episodio di Nak qua. Finalmente abbiamo scoperto dove si trova la chiave. Adesso dobbiamo soltanto riuscire a raggiungere il centro del labirinto. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Nak. Alla prossima ragazzi!